Allora, buongiorno a tutti, ai presenti e naturalmente alle autorità sul palco. Noi oggi siamo qui per ricordare una persona importante della città di Vittorio Veneto, che la sua avuta ha avuto molti incarichi, ha costituito l'AMLIL Vittoriese, sarebbe Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro, e anche a Treviso. È stato un fondatore assieme con Urbano Milanese, insieme anche col Cavalier Civiero, che è venuto un po' dopo, però ha costituito molto questa AMLIL, no? È stato un uomo di spessore, è un uomo che ha fatto differenza nell'AMLIL, è presidente della sezione di Vittorio Veneto. Io sono qui come relatore, che mi ha passato il testimone nel 2016 per quanto riguarda la sezione di Treviso. Io ora, adesso, sono vicepresidente della sezione di Treviso e consigliere nazionale a Roma. E quindi mi sono sentito al funerale, perché il funerale purtroppo è morto a marzo e c'era poca gente, era una zona rossa di Covid e quindi ho fermato un sacco di gente. E io personalmente, il presidente Gianni De Santi e tutto il consiglio qua presente di Treviso abbiamo deciso di ricordarlo, perché era sfuggito completamente un personaggio così di tanto spessore. Io adesso non racconto la storia specifica di il Cavaliere Altobè, perché poi abbiamo la presidente dei partigiani, abbiamo il vice sindaco di Cappellamaggiore, abbiamo il sindaco di Vittorio Veneto, che poi dirò i nomi, e quindi ognuno di loro ha un piccolo aneddoto storico, perché è sui libri della storia. Altobè è stato un comandante, e un comandante ha un incarico preciso nel periodo della guerra. Ha avuto naturalmente l'onorificenza della Croce di Guerra e Valor Militare, ha avuto dalla città di Vittorio la cittadinanza onoraria di Vittorio, e non è che si dia facilmente a tutti. È stato nominato cavaliere dal tempo di Cossiga del lavoro e più commendatore. Cosa posso dire? Altobè, il mio ricordo di Altobè, se dovrei dare degli aggettivi qualificativi di riconoscimento, di superiorità morale o sociale, dovrei elencarli tutti, questo sì. Ma più di tutti lui era umile e aveva rispetto rivolto a tutti. Noi dell'AMLIL abbiamo in ufficio, quando vengono delle persone, raccogliamo certe problematiche, ma non solo noi, tutti io credo che, problematiche serie, no, di persone, e a volte bisogna non essere come una carta assorbente, assorbire questi problemi, se no rimani male, no? Si cerca di aiutare nel poco che tu puoi fare, altrimenti dai altri. Lui questo compito l'ha fatto, l'ha costituito, però si deve dire che a Vittorio Veneto, noi siamo usciti da due guerre, la prima guerra mondiale e la seconda, Altobè ha costituito l'AMLIL Vittoriese in tutti i paesi attorno, Sarnede, Cappellamaggiore, Montaner, Cordignano, Tarso, erano paesi di emigranti, i quali hanno portato ricchezza a questa provincia di Treviso. Io mi ricordo da ragazzino che andavo a Montaner o Fregona, vedevo queste case belle, nuove, ed erano i proventi degli emigranti, i nostri italiani che sono andati all'estero, molti hanno lasciato la vita e molti sono tornati a casa ancora giovani ma minati da una malattia che si chiama silicosi, avevano fatica, li vedevi, facevano tre passi e si fermavano anche se erano giovani. Noi era stato invitato l'onorevole europarlamentare Gian Antonio Darè, il quale aveva il papà che era consigliere dell'AMLIL di Vittorio Veneto. Assieme con Altobè lui ha voluto dei monumenti, con l'aiuto anche del Cavalier Civiero, per ricordo di queste persone morte non solo in Italia sul lavoro, ma anche all'estero. Quindi noi apparteniamo naturalmente all'AMLIL,
sta arrivando il presidente, mi sembra, l'AMI di Vittorio Veneto di Treviso e anche nazionale, che è stato fondatore, come ripeto. Però prima io vorrei parlare cos'è l'associazione nostra. Noi abbiamo organizzato questa giornata solo per Alto Verde. Allora, la nostra associazione nazionale, ho fatto un appunto perché poi mi dimentico, la nostra associazione nazionale fra i lavoratori mutilati invalidi del lavoro è nata nel 1943 e attualmente riconosciuta come ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la tutela, la rappresentanza delle vittime degli infortuni e delle vedove e degli orfani dei caduti, sul DPR 31 marzo 1979. Assiste e tutela la categoria dei lavoratori infortunati sul lavoro, assieme alle loro famiglie. Da oltre 70 anni promuove iniziative tese a migliorare la legislazione, in materia di infortuni sul lavoro e reinserimento lavorativo. Scusate. Offrendo numerosi servizi di sostegno personalizzati in campo preferenziale e assistenziale. La nostra associazione è da sempre impegnata a sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni e alla politica della sicurezza. Attualmente l'AMNIL, l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro, conta 300.000 iscritti e rappresenta una categoria composta da oltre 800, adesso sono molto di più, ma io sono rimasto con qualche anno indietro, tra infortunati sul lavoro, vedove e orfani di caduti sul lavoro. L'AMMIL è diffusa in modo capillare sul territorio nazionale, oltre la sede centrale di Roma. Ci sono 20 sedi regionali, 105 sedi provinciali, 200 sottosezioni, 500 tra delegazioni comunali e fiduciari. E dà lavoro a molte persone, oltre 500 persone. Scusate un attimo, è arrivato il nostro presidente Zoello Forni, presidente nazionale dell'AMNIL. Ben arrivato, presidente. Ecco. Ecco. Tra poco chiudo e lascio la parola alle autorità. È importante ricordare chi ma in grande, no? Un giorno come tanti è uscito di casa per andare a lavorare e non ha fatto più ritorno dai propri cari. Dobbiamo far sentire il nostro affetto ai tanti che sul posto di lavoro hanno riportato lesioni permanenti, fisiche, ma a volte anche psicologiche, perché ricevere un danno fisico non è semplice, ti rimane tutta la vita e ti mina anche nel mondo del lavoro e con i contatti sociali, quello è importante. Tutti gli accadimenti che hanno sconvolto non solo il lavoratore, ma anche tutte le persone a lui care. E morire per lavoro è inaccettabile. Il lavoro non è solo fonte di guadagno, quello è importante, no? Morire per lavoro è inaccettabile. Il lavoro non è solo fonte di guadagno. Col velocizzare la produzione per incrementare profitti, questa cultura del guadagno va sconfitta. Ogni giorno c'è un morto, uno, due, tre morti, sono morti giovani, anziani, nell'edilizia, nelle fabbriche, manomettono gli strumenti proprio, i macchinari per velocizzare, no? Purtroppo queste persone per non perdere il lavoro devono lavorare e non fanno distinzione dal giovane al vecchio, purtroppo questa realtà, noi leggiamo sui giornali, anche se poi alla fine siamo un po' assuefatti alle notizie, no? Però questa attualità c'è. E proprio in questi 9 mesi sono morti tante persone e quindi ci dà da riflettere, no? Non siamo in guerra. Eppure nel 2020 ci sono state 1.000 morti bianche in Italia e per questo è fondamentale continuare a operare nella prevenzione e anche nella formazione dei lavoratori. Ora adesso presento le autorità presenti. Abbiamo qui il sindaco di Vittorio Veneto, dottor Antonio Miatto, abbiamo il vice sindaco di Cappellamaggiore, l'avvocato Maria Rosa Barazza, abbiamo la presidente AMPI di Vittorio Veneto, Chiara Marangon, e grazie a voi, abbiamo il direttore e dottoressa Paolo Durastante dell'INAIL di Treviso, la quale ieri ha inaugurato un libro che poi racconterà e parla la storia dell'INAIL, l'INAIL Associazione Nazionale assicurazioni contro infortuni, no? Ecco. Abbiamo naturalmente il nostro presidente Zoello Forni,
reduce dal consiglio di due giorni, ecco. Il presidente regionale Franco Girardin, dell'AMLI naturalmente, e consigliere nazionale. Abbiamo naturalmente il nostro presidente territoriale e mio superiore a Treviso, Gianni De Santi. E poi, per finire, abbiamo un combattente, una persona che ha fondato anche lui l'AMLI, no, in questi anni. Il quale si chiama Cavaliere Angelo Civiero, è stato per due mandati sindaco della città di Castelfranco. Quindi io ho terminato come relatore, spero di essere andato bene perché non sono abituato, scusate. Quindi io do la parola al sindaco di Vittorio Veneto, a dottor Antonio Miatto. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vittorio Veneto. Io vi ringrazio per l'invito e vi porto i saluti della mia amministrazione e di tutta la città. Sono contento di essere qua oggi in mezzo a voi perché avrò l'occasione di conoscere un po' meglio la vostra associazione, che ringrazio fin da subito per quello che fa. Il lavoro lascia tanti segni nelle persone, io stesso ne sono stato colpito nella mia professione, ne porto ancora un po' i segni, ma poca cosa rispetto a quello che è successo a molti altri lavoratori. E sono contento anche perché viene oggi rievocata la figura di Lorenzo Altoeo. Ho chiesto proprio ieri a Giovanni di informarmi un po' meglio di questa figura, di cui conoscevo il nome e qualche suo particolare, ma non profondamente. Così ho cominciato ad approfondire questa figura e mi sono riposto un problema che ho visto fin da subito quando ho cominciato ad essere sindaco. Mi sono ritrovato un elenco di nomi di persone particolarmente impegnate nel campo civile del lavoro e di altre attività connesse che hanno popolato il nostro territorio e per i quali si chiedeva la denominazione di una qualche via. E poi mi ritrovo una città come le altre dove nel periodo della crescita, della grande crescita, della urbanizzazione si è pensato di dare il nome alle vie, di fiumi, di montagne, di laghi, quando c'erano tantissime persone che valeva la pena di ricordare. Speriamo di trovare un qualche scamotage per rimediare a questa cosa, perché effettivamente l'elenco delle persone così distintesi durante la loro vita merita di essere ricordati. Non occorre di essere grandi inventori o geni o personaggi storici per meritare il proprio nome su una via, ma è proprio di queste persone semplici che hanno dato tutto quello che potevano per se stesse, per la propria famiglia, ma anche per la loro comunità. Ecco, con queste parole io vi ringrazio ancora dell'invito. Signor sindaco, la ringrazio. Volevo ricordare qui che c'è la dottoressa Caputo, presidente dell'ILD, presente in prima linea, e la ringrazio della sua presenza. Abbiamo il figlio di Altoè, che è stato presente, che potrebbe anche venire qui insieme con noi. Abbiamo posto, ce ne stanno altre 50 persone. Naturalmente abbiamo anche il Don Ermanno, che è stato inviato dal Vescovo. Mi scuso se non l'ho citato, però questa mattina si può fare già il cappello bianco, no? E anche per quello forse a volte, no? Allora io passo la parola al vice sindaco di Cappella Maggiore, che è stata anche sindaco allora di Cappella quando era vivente Altoè Lorenzo, che è la dottoressa avvocato Pardon Barazza. Lei può sedersi, vediamo questo microfono qui. Sì, ma sto anche in piedi. Sta in piedi? Sì, bene, sì. Grazie. Sì, così riesco anche a vedere tutti meglio. Beh, un grande onore e un grande piacere essere insieme a voi oggi, grazie all'AMNI per avermi voluta qui per ricordare Lorenzo. Io Lorenzo l'ho conosciuto e quindi è
veramente un privilegio poterlo ricordare. Ero anche a quel funerale che purtroppo appunto causa Covid era e si è dovuto fare a ranghi ridotti. Però di Lorenzo merita veramente di essere ricordato, ma soprattutto di essere ricordato portando avanti quelle che erano le sue battaglie, perché lui combattente lo è stato fin da giovanissimo, poi lo ricorderà meglio di me la signora, ma lui è stato, e l'abbiamo anche a Cappella Maggiore, gli abbiamo dato insieme ad altri partigiani che erano ancora viventi nel 2015, dato un riconoscimento. Quindi lui ha cominciato presto a battagliare, a combattere per gli ideali in cui credeva, per la libertà in particolare. Quindi questo è già un profilo che lo definisce e che secondo me ha segnato tutta la sua esistenza futura, che poi appunto è stata segnata anche da insomma, gli infortuni sul lavoro e quindi tutto ciò che ne è conseguito. Io l'ho conosciuto perché nella sua veste appunto di referente dell'AMNIL e venne da me per chiedere di intitolare una via, una piazza ai caduti sul lavoro. E questo è un altro elemento che esprime ciò che era Lorenzo, perché appunto questa sua battaglia, questa sua attenzione, cura per tutte quelle persone, quelle famiglie e che vivevano questa, veramente questo dramma, il lavoro che dà dignità all'uomo, però talvolta il lavoro, ed è ancora oggi una piaga questa degli infortuni, crea poi, insomma, quanti ci sono, quanti morti ci sono ancora oggi e quante persone che portano su di loro le conseguenze di ciò che dovrebbe essere fonte appunto di dignità e non una ferita profonda o addirittura che porta alla morte. Quindi lui, questa generosità e questa capacità, la tenacia soprattutto, ricordo, no? La tenacia nel fare le cose. Infatti alla fine ci abbiamo pensato tanto e abbiamo individuato poi il piazzale davanti alla chiesa di Anzano e quel piazzale è stato dedicato ai caduti sul lavoro. Ed è stato poi bello, quando gli abbiamo dato l'ultimo saluto, lui era lì su quel piazzale, quindi era quasi, secondo me era proprio significativo ed evocativo di tutto ciò che ha fatto anche su questo versante. Io quindi lo ricordo per questa sua tenacia, ma anche per quel suo sorriso dolce, che è la forza vera, perché per essere forti bisogna essere veramente tenaci e non mollare mai. E lui questo lo sapeva fare, quindi io lo voglio ricordare così, per come l'ho conosciuto, per quello che è riuscito a fare nella sua vita, e per se stesso e per la sua comunità locale e nazionale, direi. Quindi così che mi piace ricordarlo. La ringrazio, Vice Sindaco, grazie. Io farei parlare innanzitutto la prima parte le persone che non sono appartenenti all'AMNIL e quindi do rispetto alla Presidente dell'AMPI, Maria Chiara. Prego. Grazie soprattutto a Gianni per la sua tenacia nel voler organizzare questo evento e ricordare Lorenzo Altoè. Perché, come diceva il sindaco, la città di Vittorio Veneto, il mandamento, insomma adesso parliamo di Vittorio Veneto perché siamo qui, ha dato veramente tanto in termini di persone alla società tutta, alla collettività. Un piccolo rammarico è che ce ne sono ancora tanti di vivi che andrebbero ricordati come oggi, andrebbe celebrata la loro dedizione alla città, ai problemi della collettività. Però abbiamo questa, come dire, questa tradizione di ricordarli solo dopo che non ci sono più, insomma, dopo che sono morti. Vedremo magari di recuperare anche questo tratto del nostro agire. Allora, io rappresento la sezione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Vittorio Veneto e sono qui per ricordare Lorenzo come comandante partigiano. Diciamo che lui ha avuto una tradizione di antifascismo fin da quando era piccolo,
nella sua casa si respirava questo valore. Suo papà è stato incarcerato dai fascisti, portato al castello di Conegliano quando lui aveva circa 12 anni, per cui subito Lorenzo ha capito come stava funzionando la società negli anni 30. Nel 1941, dopo aver lavorato e aver fatto un grandissimo apprendistato presso meccanici, fabbri, nel 41 è stato chiamato alle armi, era in corso la Seconda Guerra Mondiale, per cui come tanti giovani ha dovuto entrare sui fronti di guerra. L'8 settembre, con l'armistizio, era a Peschiera, lavorava nell'esercito e, come tanti altri giovani militari, completamente allo sbando, dopo che il re e tutti gli alti comandi avevano dato forfè, si sono trovati a dover o riconfermare la loro adesione alla Repubblica di Salò, che nel frattempo era rinata, sto facendo molto velocemente una cronistoria, o ritornare nei propri paesi, nelle proprie abitazioni. Ed è quello che ha fatto Lorenzo, con un viaggio pieno di peripezie, ma come hanno fatto tutti quelli che in qualche modo hanno deciso di ritornare. È arrivato a Vittorio Veneto e qui incomincia la sua esperienza partigiana, per cui siamo alla fine dell'estate, a settembre, fine settembre del 43. Allora, da subito, appena tornato a Cappella Maggiore, lui era di Cappella Maggiore, cerca di trovare lavoro, ma naturalmente lo doveva fare di nascosto perché era renitente alla leva. Lo fa di nascosto con molta fatica. Nel frattempo però cominciano a serpeggiare nella popolazione, soprattutto fra i giovani altrettanto renitenti, le prime forme di insofferenza verso quello che stava succedendo. Prima però di passare un po' i vari anni della guerra di resistenza, volevo mettere in evidenza alcune caratteristiche della sua esperienza di partigiano che delineano proprio com'era lui. Allora, una delle prime caratteristiche che mi è sembrato di cogliere nella sua biografia, conoscendolo, eccetera, è il suo coraggio. Il suo coraggio. Perché coraggio? Perché lui aveva circa 20-21 anni quando ha cominciato a combattere e non si poteva combattere come si fa durante una guerra, perché i partigiani all'inizio non avevano una struttura organizzativa che consentisse loro di affrontare il nemico in modo normale, diciamo fra virgolette. Era una specie di guerriglia. I partigiani non avevano armi, non avevano guide precise, non avevano una strategia militare ancora delineata. Per cui il coraggio derivava proprio da questa grande rabbia verso quello che stava succedendo intorno, che li portava a compiere azioni di disturbo verso i tedeschi e verso i fascisti, per cui erano assalti a caserme per recuperare munizioni che assolutamente mancavano. Lorenzo ha tramite varie peripezie è riuscito a recuperare delle chiavi di una caserma di Cappella Maggiore ed è riuscito a recuperare armi e munizioni, oppure delle imboscate a piccole colonne fasciste e tedesche che si muovevano attraverso bombe rudimentali, oppure facendo saltare i binari della ferrovia, come ha fatto Lorenzo a Soffratta, per impedire che arrivassero rifornimenti di armi e di vettovaglie. Ecco, e per fare questo ci vuole coraggio, se proviamo a pensarci, come dire, sti giovani che erano un po' così.
poi pensiamo alle difficoltà che ha dovuto subire Lorenzo, come tutti i partigiani del resto, soprattutto all'inizio non c'erano le casere che potevano dare loro un rifugio, per cui dormivano per terra con le sulle foglie, sui rami secchi, non avevano abbastanza da mangiare, c'era ancora tutto da organizzare. Lorenzo poi aveva un grande rapporto con la popolazione, ha sempre detto che se non ci fossero stati, a parte i suoi familiari, ma le popolazioni di Cappellamaggiore, di Fregona, di Sarmere, di Vittorio Veneto, che li hanno aiutati non solo materialmente, fornendo loro vestiti, fornendo loro cibo, ma soprattutto incoraggiandoli, nonostante lui fosse sempre molto rammaricato per quello che la popolazione doveva subire in termini di rappresaglie, di saccheggi, di picchiaggi, non so se è proprio il termine giusto, insomma. Per cui aveva questo dispiacere per quello che la popolazione doveva subire. Poi ricordiamo che i partigiani hanno dovuto subire questo grande stress per il dolore delle perdite che avvenivano attorno a loro. Compagni morti, compagni feriti, cioè hanno visto cose che, come dire, si fa fatica a immaginare adesso, però c'è anche questo aspetto. In particolare Lorenzo era molto legato a Gerolamo Celante, che era un ragazzo che ha conosciuto appena tornato a Vittorio Veneto. Ecco, lui è stato ucciso durante il rastrellamento del 44 a Pinidello. Per lui è stato un grande dolore. Ha voluto ricordarlo dando il nome alla sua prima compagnia che ha comandato, infatti si chiamerà Compagnia Celante. Ecco, poi Lorenzo ha avuto un grande rispetto, sempre un grande rispetto per i prigionieri, anche questa è una caratteristica importante, perché i partigiani hanno fatto di molti prigionieri tedeschi, fascisti. Ecco, lui ha sempre rispettato l'ordine di portarli nei luoghi indicati per la detenzione. Solo una volta, mi pare di ricordare, ha spogliato un ufficiale e l'ha mandato in giro in mutande, perché non c'era modo di farlo arrivare da qualche parte, per cui l'ha fatto scappare in mutande. Queste sono, diciamo, le emozioni, i sentimenti che ha provato Lorenzo e che hanno provato comunque tutti i partigiani. Lorenzo intraprenderà la strada in Cansiglio solo nella primavera del 44, per cui dal 43, quando è tornato a Vittorio, ha passato l'inverno e i primi mesi dell'anno successivo cercando lavoro e intanto coordinandosi con altri giovani per capire come avrebbero potuto opporre resistenza ai fascisti. Nel 44, in marzo, quando viene arrestato Don Faè e il gruppo di Montaner prende per primo la strada del Cansiglio, anche per i giovani di Cappellamaggiore si apre la via della montagna. Per cui entra nel gruppo, nel battaglione, allora si chiama battaglione Vittorio Veneto, con Giovan Battista Bitto, con il nome di battaglia di Pagnocca, entra anche Lorenzo Altoè e prende il nome di Iseo. Il suo comportamento è sempre stato serio e corretto. Io sento spesso la sua grande amica Leda Azzalini, la partigiana marisca, e quando ho chiesto in vista di questo evento, dimmi qualcosa di Lorenzo, lei continuava a dirmi: Lorenzo era un partigiano serio, un partigiano corretto. Dico: scusa, che vuol dire serio? Non rideva? Cosa vuol dire un partigiano serio? Mi diceva: molti giovani sono saliti in montagna credendo di vivere un'avventura, credendo di, come dire, sfogare i loro istinti giovanili. Lorenzo, anche se aveva 21 anni, aveva compreso la gravità del momento, aveva compreso la grande responsabilità che avevano loro, giovani sì, ma con un grande potere avrebbero potuto decidere delle sorti della loro società. Per cui era serio, perché
aveva adottato un comportamento quasi militare, era obbediente agli ordini, era scrupoloso, era un punto di riferimento per i suoi compagni. Era un comandante, perché poi è diventato comandante, era un comandante che aveva, che era capace di organizzare con una strategia le battaglie che poi si sono combattute, perché finita la guerriglia nel 44, quando cominciano gli astralamenti, parliamo di vere e proprie battaglie, e Lorenzo è un bravo stratega, sa capire le mosse del nemico, sa che l'obiettivo è quello di fermare la sua avanzata, ma sa che anche l'obiettivo è quello di salvare le vite dei suoi uomini e di risparmiare le munizioni, perché non potevano sparare a caso vista la scarsità delle munizioni. Comincia, siamo nella fine estate del 44, comincia il grande rastrellamento tedesco. I fascisti arrivano dalla Vallata, arrivano anche dal Friuli e circondano il Cansiglio. Le brigate di pianura, nella quale c'era Lorenzo Altoè, scusate, dimenticavo di dirti che in questo periodo, il comandante Iseo era in pianura e raggruppava le varie brigate che agivano, sempre dietro ordine del gruppo Brigate Vittorio Veneto, agivano nel territorio di pianura, per cui fra Vittorio Veneto, San Fior, Cappella Maggiore. Poi anche loro ricevono l'ordine di andare in Cansiglio per dar manforte alle varie brigate che ormai sono quasi circondate dai tedeschi. Ben presto i comandanti si rendono conto che, nonostante tutti gli sforzi, la supremazia tedesca impone loro di scendere in pianura, perché non era più possibile far fronte alla numerosità dei soldati tedeschi e all'attrezzatura militare che avevano. Per cui arriva l'ordine di scendere in pianura. Qui Iseo cerca di trovare il lavoro, c'è sempre il problema di mantenere la famiglia, di aiutare la famiglia, però tiene sempre i contatti con Pagnocca, Giambattista, e con Ermenegildo Pedron Libero, che erano i due comandanti della divisione Nino Nannetti. Nel frattempo gli alleati insistono con i lanci per rifornire i partigiani di vettovaglie e di munizioni, e lui cerca attorno alle colline di Cappella Maggiore, qui alle nostre colline, di recuperare tutto quello che si può. Intanto si continua ad avere paura, perché i fascisti e i tedeschi sono agguerriti, sentono che la guerra sta per finire. Stiamo passando l'inverno 44-45, arriviamo ai primi mesi del 45, e Lorenzo Altoè deve subire un altro colpo duro. Suo papà viene di nuovo arrestato dai fascisti, lui si reca a Conegliano per capire che cos'era successo, viene riconosciuto e viene quasi costretto a entrare nelle Brigate Nere. Lui, con uno stratagemma, riesce a contattare Libero e gli chiede che cosa doveva fare. Lui non voleva andare con i fascisti. Libero gli dice: accetta, farai l'informatore per noi. Per cui viene trasferito a Cappella Maggiore, nella caserma delle Brigate Nere, che stanziava appunto lì a Cappella Maggiore. Qui ha modo di rendersi conto di cosa sono e di cosa fanno i fascisti. Si rende conto di persona che l'uccisione di Don Giovanni Brescacin, il parroco di Cappella Maggiore, che viene spacciata per opera dei partigiani, in realtà è stata commessa dai fascisti, e lui stesso con altri compagni gira porta per porta a Cappella Maggiore per dire: guardate che non sono stati i partigiani ad uccidere Don Brescacin, sono stati i fascisti, è stato Romano. Dopo però non si sente più sicuro, ormai si è troppo esposto.
se è troppo esposto, ritorna in montagna e subito viene nominato comandante di una nuova compagnia alla quale appunto darà il nome del suo amico Celante. Siamo ormai agli inizi di aprile del 45. Lorenzo riceve subito un'ulteriore promozione. Praticamente diventa comandante di un battaglione che raggruppa la sua compagnia Celante con un'altra compagnia che ha il nome di un altro giovane partigiano ucciso, la Costella, comandata da Luigi della Giustina, detto Dick, che diventerà poi il suo vice. Queste due insieme formeranno il battaglione Celante. Ha 70 uomini il comandante Iseo al suo servizio al suo, sotto il suo comando, scusate, servizio. Arriviamo al 25 aprile del 45, si liberano le grandi città del nord, anche sul Cansiglio la divisione Nino Nannetti sta preparando la grande offensiva. Il battaglione Celanti ha una certa autonomia, per cui comincia a muoversi, dal Cansiglio scende in pianura. Qualcuno gli riferisce che a Fregona c'è un presidio che ha occupato il campanile e con una mitragliatrice crea tantissimo spavento fra la popolazione, perché non ci si può muovere nella via che fa uscire da Fregona. Per cui Iseo posiziona i suoi uomini sulle colline circostanti e il giorno alla notte e il giorno dopo ingaggia una battaglia affrontando il presidio fascista da tutte le parti, circondandolo, e riesce a disarmarlo. È la prima vittoria netta ed è la prima, è il primo paese liberato, perché quello era l'ultimo presidio fascista. Il battaglione Celanti scende a Cappella, dove c'era un gruppo di tedeschi che continuavano a dare fastidio alla popolazione sparando. Lorenzo, il comandante Iseo, disarma con i suoi uomini anche quel presidio tedesco, dopodiché la strada per Vittorio Veneto è spianata. Nonostante lo stress di queste due battaglie, nonostante la fatica, proseguono, arrivano ad Anzano accolti dalla folla festosa e proseguono per Vittorio Veneto. Nel frattempo anche a Vittorio Veneto le altre brigate stavano neutralizzando i vari presidi tedeschi, perché ormai i tedeschi stavano andando, ma c'era qualcuno che resisteva, anche presidi fascisti. Entra Vittorio Veneto, disarma un po' alla volta le varie caserme, la stazione. Nei giorni successivi si cerca di proteggere le linee elettriche, le fabbriche, per paura che i tedeschi, ritirandosi, le danneggiassero. E poi arriva notizia che sul Menarè c'è il grosso della colonna tedesca che sta dirigendosi verso il Brennero, e Iseo con Libero e Pagnocca riceve la resa del colonnello tedesco Gerich e la firma. È la fine della guerra. Il 30 aprile Vittorio Veneto è libera. Questa esperienza sicuramente ha segnato tantissimo Lorenzo Altoè. I valori di solidarietà che probabilmente aveva già prima, questa rettitudine nel comportamento probabilmente li aveva già prima. Durante questa esperienza probabilmente li ha fortificati, li ha vivificati, come è successo per tanti partigiani. Tanti partigiani che sono entrati, come dicevo prima, senza avere un'idea ben precisa. Ecco, in questi 20 mesi, perché in fondo non sono stati tanti, in questi 20 mesi in cui hanno dovuto confrontarsi con i pericoli, ma anche con idee diverse, perché ricordiamo che i partigiani non erano tutti uguali, quelli che avevano una provenienza politica, per cui che avevano
avevano una coscienza politica provenivano da tanti partiti, per cui c'erano tante idee, e tutti questi giovani hanno dovuto confrontarsi con queste idee, discutendo, ragionando, hanno compiuto un percorso di maturità intellettuale e culturale che li ha sicuramente segnati per la vita. I valori hanno toccato con mano, toccato con mano la mancanza di questi valori, hanno toccato con mano le ingiustizie sociali, la ferocia del fascismo, il desiderio di tornare liberi, in pace, la contrarietà assoluta alla guerra che aveva distrutto le loro vite. E questi valori li hanno trasformati, hanno trasformato Lorenzo, l'hanno fatto diventare quello che è stato poi nel resto della sua vita. Quando poi, con l'incidente sul lavoro di cui si è parlato, è rimasto paralizzato, però appunto questa forza, questo coraggio l'hanno sostenuto per tutta la vita, questo amore verso gli altri, questa generosità. Questo racconto di Lorenzo Altoè ci auguriamo che non finisca qui. Noi l'abbiamo conosciuto, io personalmente l'ho conosciuto all'Ampi, era un nostro iscritto e veniva con gioia il lunedì mattina perché aveva da una parte la nostra sede e dall'altra aveva quella dell'Anmil, per cui era, come dire, un onore e un piacere averlo fra i nostri iscritti, sentire i suoi racconti. Però ecco, questa sua storia, se non siamo noi che abbiamo raccolto il suo testimone a raccontarla agli altri, probabilmente nessuno la saprà. Per cui abbiamo un grosso impegno noi che siamo qui oggi. È vero che il mondo è cambiato, le relazioni fra le persone, il modo di comportarsi non sono più gli stessi, ma i valori che hanno reso Lorenzo Altoè un eroe, semplice, umile, ma di grandissimo spessore umano e sociale, quei valori devono rimanere. Il mondo può cambiare, ma eroi come lui, noi abbiamo il dovere di farli conoscere a quelli che verranno dopo di noi. Grazie per avermi ascoltato. Grazie Presidente. Mi ero dimenticato, scusate che tolgo la maschera, mi ero dimenticato di ringraziare il direttore della TV Tenda, Federico Campodall'Orto, il quale documenta ogni giorno, ogni ora, quello che accade sul territorio vittoriese, ma non solo. E questo è una cosa non carina, è molto di più. Sono eventi storici che rimangono, no? Quindi le persone che vengono da lontano possono vedere la trasmissione della TV, forse no, però se loro vanno su YouTube, anzi no YouTube, su internet e cliccano TV Tenda, la potete vedere integralmente questa giornata importante. Quindi io adesso per cavalleria faccio parlare gli ospiti naturalmente, però vorrei fare un po' di sintetico, no? E darei la parola alla direttrice dell'INAIL, Paola Durastante, e poi Don Ermanno, e poi alla fine cominciamo noi dell'AMNIL. Ecco, passo il microfono, grazie. Buongiorno, io sono ancora molto emozionata di questo bellissimo racconto ed ero molto curiosa di conoscere Lorenzo perché sono molto appassionata di quel periodo lì, un po' perché rappresenta la mia famiglia, ci sta mia mamma, mio papà, mio nonno, e quindi sono anche un po' curiosa perché queste storie dovrebbero essere veramente degli esempi per tutti i ragazzi di oggi, per quello che il nostro passato ci ha lasciato. E così con lo stesso fervore, con la stessa voglia di sapere che oggi mi ha portato qui, anch'io, nel mio piccolo, ho cercato la storia del mio istituto. Io vengo da un'altra amministrazione, sono un dirigente INAIL dal 2009. Ero nella giustizia minorile e dirigevo l'Aquila,
ho subito anche il terremoto ed ero uno di quei dirigenti che si doveva dar da fare con Bertolaso per sistemare gli uffici giudiziari che erano caduti e li dovevo mettere nel mio sito che era giustizia minorile, che invece per fortuna era rimasto com'era perché l'aveva progettato un architetto, pensate, giapponese negli anni 50. Sono sempre stata molto appassionata di quella storia. Ho scritto già due libri sul bullismo, sulla storia dei minorenni, delle case di rieducazione, e va proprio dagli anni 30, da quando Mussolini aprì queste case di rieducazione, fece tutta questa normativa sociale. Poi, come dirigente INAIL, sono passata nel 2009 in INAIL dalla giustizia e sono entrata subito nel palazzone della direzione generale. Ho cominciato a chiedermi, ma cos'è INAIL? Io pensavo che fosse un istituto degli anni 50, diciamo un po' nel... invece no. E sotto il palazzone dell'Euro, della sede dell'INAIL, c'è l'archivio di Stato, e così sono andata lì e ho tirato fuori dalla segreteria particolare del Duce tutta una serie di documentazione. Questi documenti che io ho preso dalla segreteria del Duce, a cui arrivava tutto, era il cuore. Vedete, l'altro giorno quando ho fatto la presentazione di questo libro che avevo fatto pubblicare nel 2011 insieme alla prefettura di Pescara, per quanta storia ci possa avere l'INAIL, che è un istituto uno dei più grandi d'Italia dopo l'INPS, non ci sarà mai quel cuoricino che io ho centrato, ed è quello che nella segreteria del Duce arrivavano tutte le lettere possibili e immaginabili, tutti gli appunti su questo istituto. E quindi io con la prefettura di Pescara e con una serie di associazioni, la Confindustria, Confartigianato, CGL, CISL e UIL, insomma un parterre di istituzioni, abbiamo fatto pubblicare questo libro. Mi sarebbe molto piaciuto, casomai organizzeremo un'altra giornata, proprio per farvi vedere l'altra parte della storia di Lorenzo, i gerarchi fascisti, quelli che facevano le leggi. Quindi ho raggruppato dalle araldiche, dalla nascita dell'INFAIL, della Casa Nazionale Infortuni, che è il 1883, fino ad arrivare ai giorni nostri in sostanza, ma questo si chiude nel 42, quindi un po' prima di Lorenzo, si chiude proprio con tutta la normativa che riguarda l'INAIL. E cosa vi posso dire? È stata un'emozione, perché questo libro doveva essere, questa documentazione doveva essere fatto un documento, un libro tutto insieme con l'INAIL, l'AMMIL, con cui noi abbiamo questo fortissimo legame, che il nostro presidente INAIL è stato vostro presidente Bettoni, e io ho conosciuto a Pescara 12 anni fa, e qui mi vanto di essere una delle amiche di Franco Bettoni. E questo doveva essere, insieme all'AIFOS, doveva essere un documento che faceva parte della storia dell'INAIL e di tutti questi enti degli anni 40. Se non che, vabbè, l'INAIL non l'ha voluto fare, allora io l'ho presentato con la prefettura di Pescara proprio per il centenario. A questa presentazione, questo libro, venne l'allora presidente dell'INAIL. Io mi sentii molto male perché il presidente dell'INAIL che viene a presentare un libro con un piccolo dirigente come me, mi sono sentita molto molto agitata. È stata una giornata memorabile, insomma. Devo dire che sono stata molto male, però adesso col senno del poi posso dire di aver fatto anch'io una cosa molto bella, come quella che avete fatto voi oggi, perché ricordare queste storie locali, quello che può essere, ecco, un punto, come ho fatto io, della storia, è una cosa talmente importante che noi in questo momento non ce ne rendiamo conto, ma per il futuro veramente saranno dei punti importantissimi per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, per quelli, i lavoratori,
che verranno dopo di noi. Io so pure che anch'io sono l'orlo della pensione, quindi farò questo gli ultimi avvenimenti nostri. Però il mio libro rimane e rimarrà a disposizione di chiunque voglia leggere questa storia molto bella. Vi ringrazio, e grazie Presidente, grazie a tutti di avermi invitato. Direttrice, la ringrazio, molto gentile. Sì, grazie. Inoltre la direttrice è stata anche direttore di un carcere minorile, mi sembra, no? Si chiama Giustizia Minorile. Giustizia Minorile, quindi ha fatto carriera. L'abbiamo a Treviso, e non è come i vecchi direttori che erano bacchettati. E se chiediamo qualcosa ce lo dà volentieri, se può naturalmente, no? E questo in aiuto per tutte le persone invalide che sono soggette a andare all'INAIL di Conegliano o di Treviso, e noi la ringraziamo per questo a nome di tutti noi. Voi vedete qui naturalmente le bandiere che sono del mandamento Treviso, Oderzo, Motta, Asolo, Vittorio Veneto, Cappella Maggiore abbiamo messo, ma non sono tutte, sono molte di più. Qui presenti oggi siamo numerosi, no? Ci dovrebbe anche essere di più, però molti purtroppo la realtà che non hanno il Green Pass ed è un periodo di vendemmia, no? Il nostro nettare, le nostre colline adesso è ora di vendemmia, no? E il sabato e la domenica purtroppo è questa realtà. Quindi io passo parola a Don Ermanno, inviato dal Vescovo di Vittorio Veneto, ex parroco di Sant'Andrea mi sembra anche, giusto? Sì. Ecco, la ringrazio. A lei. Io mi siedo perché ho il Parkinson da 5 anni, quindi sono un po' invalido come tanti di voi. Allora, intanto porto i saluti del Vescovo, abbasso la mascherina. Sì, porto i saluti del Vescovo che oggi è impegnato a presentare la lettera pastorale a San Vendemiano, alla Diocesi, per l'anno 21-22. Quindi mi ha pregato di sostituirlo. Non so perché ha scelto me, ma può darsi che, siccome io sono anche fondatore dell'ANFAS qui a Vittorio, attualmente sono presidente della sezione Associazione Italiana Tutela Salute Mentale, qui di Sinistra Piave, sono referente del Parkinson, sono ex parroco di Serravalle di Sant'Andrea, di Fregona, di Osigo, quindi ho un po' di storia alle spalle che forse il dottor Vescovo a scegliere me. Io non conoscevo, purtroppo, da quel che ho capito oggi, non conoscevo Lorenzo, ma da quello che ho sentito, io assieme alla parola coraggio, ci metterei un'altra parola, è un uomo cuore, di cuore. Cioè, ho visto che tutto quello che diventava bisognoso se lo prendeva a cuore. E credo che queste commemorazioni, in realtà a me non piace la frase per non dimenticare, a me piace di più la frase per continuare, perché noi ricordiamo un uomo così per continuare i valori in cui credeva, naturalmente riferiti al tempo, al mondo d'oggi. E questo credo sia importante che coinvolga ciascuno di noi. Ha fondato l'AMNIN, credo che sia, assieme ad altri, credo che sia il modo di migliore per esprimere quello che lui aveva, cioè quello che lui aveva nel cuore, farlo diventare patrimonio comune, proporlo anche ad altri che sono nelle sue situazioni. E spesso c'è una frase della Bibbia che dice così: la pietra scartata dai costruttori, cioè non serve a niente, sei tagliato fuori, è diventata pietra d'angolo, e questo è ciò che ha fatto lui. Cioè quelli che la società scarta, quelli che mette da parte, diventano i migliori portatori di novità. La società futura sarà fatta dalle persone che soffrono nella loro pelle e trasformano le difficoltà in opportunità. Ecco, quello che io auguro a tutti noi, cioè le nostre difficoltà, i nostri problemi, farli diventare modo di capire le sofferenze e di fare che la società diventi una società che continua i valori che l'hanno sostenuta fino adesso. Per questo ringrazio e auguro buona continuazione. D-
Don Ermanno, la ringrazio innanzitutto. Oh, abbiamo avuto piacere. Adesso passiamo la parola al nostro presidente nazionale che viene da Roma, Zoello Forni. Signore e signori, buongiorno a tutti e grazie all'ANME di Treviso per aver voluto celebrare oggi il ricordo del cavalier Lorenzo Altoè, una delle personalità che hanno maggiormente segnato la storia della nostra associazione. Altoè è stato tra i fondatori dell'ANME nel dopoguerra, dopo la chiusura imposta dal regime fascista e i duri anni della guerra. Uno dei nostri padri fondatori, quindi, ma non solo, ha avuto un ruolo importante per il nostro paese, combattendo per la libertà e i diritti di tutti noi. Lo dimostrano le numerose onorificenze ottenute nel corso della sua vita, che parlano di un uomo coraggioso che ha lottato in un'epoca buia e dolorosa. Noi dell'ANME lo ricordiamo per la grande passione con la quale si è occupato degli invalidi del lavoro e delle loro famiglie. Tra i primi a mettere il proprio impegno al servizio di una categoria che non aveva ancora né il riconoscimento né le tutele di cui gode oggi. Nel ricordarlo non possiamo che esprimere ancora una volta il nostro ringraziamento per aver dedicato la sua vita alla nostra causa. Senza Lorenzo Altoè e altri pionieri, l'ANME oggi non sarebbe il grande ente che è diventato. Non avremmo potuto batterci insieme per i diritti dei lavoratori né sostenere con il nostro impegno le loro famiglie. Quello che al giorno di oggi spesso diamo per scontato è il risultato della determinazione e del coraggio di uomini e donne che non hanno avuto paura di schierarsi per i propri ideali, permettendo alle generazioni future di godere di diritti e condizioni di vita migliori. Non dobbiamo solo ricordarli, ma prenderli ad esempio e modello nel nostro quotidiano, nelle piccole e grandi battaglie che ognuno di noi deve affrontare. A Lorenzo Altoè dedichiamo un ricordo colmo di ammirazione, promettendoci di mantenere sempre l'ANME all'altezza di coloro che per primi hanno lottato per lei. Grazie. Grazie Presidente. Ringraziamo noi tutti della provincia di Treviso. Adesso passo la parola al Presidente territoriale di Treviso, Gianni De Santi. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono il nuovo Presidente dall'anno scorso, 18 gennaio. Io Altoè, Lorenzo Altoè, non l'ho conosciuto. So che era però un uomo eccezionale. So che era un uomo eccezionale. E nonostante il suo grande infortunio che ha avuto, ha saputo sempre aiutare vedove, gli invalidi e gli orfani. Ha saputo costruire la sede di Vittorio Veneto e la sede di Treviso, però per il suo elogio a questo grande uomo passa la parola a Angelo Civile. Presidente, la ringrazio. Passo la parola al cavaliere Angelo Civiero, ex presidente dell'AMNIL e sindaco per due mandati a Castelfranco.
Io credo che è meglio che gli do il mio microfono, Presidente. Questo non fa scariche. Mi scuso, signora, se ho altro le spalle, ma... Allora, buongiorno. Devo scusarmi per una cosa. Leggerò, oltre che parlare, perché la gioventù che è andata avanti mi fa dei bruttissimi scherzi. Ogni tanto non mi ricordo. Allora mi sfuggono le parole, cosa strana per il sottoscritto, però non mi ricordo alcune date, alcune persone, alcuni nomi. Quindi se leggo è solo per questo, ma soprattutto anche perché quello che leggerò è il frutto scritto da Lorenzo Altoè, commendatore Lorenzo Altoè. Credo che l'AMNI abbia avuto negli ultimi 40 anni dei grossi personaggi a Treviso, personaggi di grosse dimensioni, per carisma, per carattere. Parlo di Urbano Milanese, Gigi Collodel, Briviera, Bergamin, che hanno lasciato il segno. Molti di noi li hanno frequentati. Mi auguro solo, io per primo penso e spero di essere stato un discreto allievo, non dico un buon allievo, ma un discreto allievo. Ma questi signori ci hanno insegnato il rispetto innanzitutto della persona, che è una cosa indispensabile oggi, visto che il rispetto è messo sotto i piedi. Voglio descrivervi Lorenzo per quello che ha fatto all'interno dell'AMNIL, per quello che ha fatto negli anni precedenti, è stato descritto prima e quindi non ripercorrerò gli anni fino al 45 e fino al 63. Altoè ha avuto l'incidente nel 1963, sei mesi dopo che l'ho avuto io, e purtroppo lui e il suo è stato molto più grave del mio. Pensate che dal 63 al giorno della morte è rimasto in carrozzina. Provate a pensare a questo, una persona che è immobile in carrozzina, ma immobile in carrozzina poteva, non so, diventare matto, poteva buttarsi, come si dice, in una brutta strada, poteva fare qualsiasi cosa. Invece ha fatto una cosa eccezionale, ha speso gli ultimi suoi 50 anni a favore di chi stava male. Quindi è una persona eccezionale da questo punto di vista, al di là delle sue caratteristiche. Io credo che vada ricordato come uomo straordinario, perché era pragmatico, non a differenza di Urbano, che faceva lo scrittore anche, che si occupava di amministrazione, che si occupava di altre cose. Urbano è andato alla direzione nazionale, Altoè, anche forse per caratteristiche fisiche, purtroppo in carrozzina, a quei tempi non è che si poteva andare in treno, c'era lo spazio per le carrozzine, eccetera. Altoè si è occupato del Vittoriese, ha fondato l'AMNI nel Vittoriese, ha percorso il Vittoriese per tutti questi anni. Quindi una persona che ha avuto l'unico interesse. Mi pare, se non vado errato, che c'è uno slogan dell'INAIL, scusate se non me lo ricordo bene, ma dice che l'interesse principale, il fulcro, è l'uomo, è l'individuo, mi pare un termine del genere. Ecco, Altoè non l'ha descritto, l'ha fatto, l'ha messo in pratica. Cioè, non ha detto l'invalido è nel mio interesse. No, l'invalido l'ha aiutato, l'ha considerato, l'ha consigliato, l'ha supportato. Quello che il decreto costituzionale, cioè non il decreto, la bozza costitutiva dell'AMNI del 1943 prevedeva e prevede. Quindi è un uomo dai valori eccezionali. Io credo che siano alcune cose da dire nei suoi confronti. Innanzitutto conosceva la materia, primo.
aveva capacità. Se uno pensa che a 14 anni ha cominciato a fare il fabbro, non era un letterato, non aveva titoli di studio, non aveva lauree, no, no. Però la prima cosa che ha fatto, ha voluto conoscere i testi costitutivi dell'INAIL, primo, e secondo dell'AMNIL. Dell'INAIL perché era il campo di lavoro che si sarebbe dato, dell'AMNIL perché così attraverso l'associazione avrebbe potuto assistere queste persone. Quindi è una persona che è capace, ma come dico io, duro. Cioè, quando diceva ho ragione io, non diceva ho ragione io per partito preso, perché portava le documentazioni di quello che diceva. Si fidava anche degli altri, ma si fidava soprattutto dei testi che aveva davanti, delle interpretazioni. E quando non riusciva ad averle da solo, le andava a chiedere persone competenti. Su questo c'è sempre stato un qualcosa di importante per lui. Ci sono alcuni casi in cui, assistendo degli invalidi, non aveva avuto risposte locali. Pensate, per uno che non ha frequentato l'università, è riuscito ad arrivare alla direzione centrale dell'INAI per avere risposte positive alla sua richiesta, e le ha avute. Quindi purtroppo questo è successo, succede anche oggi, perché molto spesso chi deve decidere ha difficoltà a farlo, non si prende la briga di farlo a tutti i livelli. Guardate, non è una cattiveria, ma credo che sia cose di tutti i giorni. Secondo, purtroppo un'altra delle mancanze che c'è è che devi essere appoggiato da qualcuno per avere ragione. Beh, Altoè si è appoggiato solo a chi gli serviva per avere il risultato, non per il colore, per l'ideologia, per il pensiero. Altoè aveva un suo pensiero e l'aveva fisso e l'aveva coerente, ed era coerente a questo. Ma da quel punto di vista non ha mai guardato in faccia a nessuno, è andato a chiedere dove sapeva poteva avere le risposte, da qualsiasi parte fossero. E questo era difficile a quei tempi, è difficile ancora oggi. Se non sei legato a qualcuno è difficile spuntarla. Questo succede in tutti i campi, l'ho visto a livello personale, sia in campo politico che in campo associativo. Altoè ha saputo coinvolgere persone di cognizioni diverse, di idee diverse, ma che avevano rappresentato per un certo periodo i massimi gradi dell'INAIL per avere le risposte che riteneva opportune, giuste. Non per opportunità, perché riteneva che fossero giuste, e le risposte sono state giuste. L'altro problema era che quando si fissava qualcosa, purtroppo alle volte era un po' utopistico, alle volte guardava avanti, molto avanti, e certe sue battaglie non è che ci scontravamo, ma evidentemente avevamo posizioni diverse, ma certe sue battaglie, se vai a guardare, sono ancora valide oggi, ma difficilmente realizzabili. Perché? Perché pensava di, per esempio, non pagare nessuna quota associativa, diceva, doveva essere uno, quando ha avuto un incidente deve essere qualcuno che lo difende, lo deve sempre trovare. Cioè, queste sono cose che non ha. Pensava, per esempio, il minimale e il massimale che fosse abolito, perché uno che perde un braccio a 15 anni non è che prende gli stessi soldi di suo padre che l'ha perso ai 54 anni, questo è vero, però la legge costitutiva dell'INAI impone questo, o cambi la legge o le cose stanno così. Quindi sono, ma se andate a vedere il concetto non è sbagliato, è che non ci sono le possibilità. Un'altra sua battaglia l'ha fatta nel Vitoriese. Nel momento in cui siamo passati nel 1979 con i decreti
ve li leggo perché muoviti. Allora, il decreto, il DPR 18 aprile 1879, cosa diceva? Diceva che l'assistenza era avvenuto in quel decreto, lo scorporo anche di funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte da linee e ciò in attuazione di questo decreto. Cosa succedeva? Per i grandi invalidi l'INAIL metteva a disposizione dei soldi. Con questo decreto questi soldi sono, cioè questo modo di essere è stato demandato alle regioni e ai comuni. Beh, lui ha combattuto per 2 anni per avere questi benedetti soldi. Credo che si chiamasse dottor Marini, non so se era il segretario o il funzionario economico del comune di Vittorio Veneto. Credo che l'abbia martorizzato a forza di andargli a chiedere. E l'altro gli diceva che non era possibile. È andato al funzionario della prefettura di Treviso, non ha avuto risposte positive, ha scritto alla direzione generale dell'AMNI nostra, non ha avuto risposte positive. Purtroppo dopo 2 o 3 anni questo è cessato, perché il concetto era che questi soldi andavano a finire nel calderone dell'assistenza. E all'interno di 20 capitoli o 30 capitoli dell'assistenza in ogni comune, quando si fa il bilancio, queste poche decine di migliaia di lire sparivano, parlo di lire di quei tempi. Però l'uomo non si è mai fermato di fronte alle difficoltà. E guardate che non faceva una guerra tra poveri, il suo concetto non era ce l'ho con l'invalidi civile, ce l'ho, no. Il suo concetto era la giustizia, cioè l'INAIL paga per gli invalidi sul lavoro una certa cifra, questa cifra deve essere data agli invalidi sul lavoro. Questo era il concetto sano che aveva e che ha portato avanti in tutti i suoi anni. Credo che un altro discorso che si può fare di Alto è l'onestà. Non vi faccio sorridere, ma io ho assistito a un fatto, ho 86 anni ma ce l'ho ancora qui. L'AMNI di Treviso è ancora una sede con barriere architettoniche, quindi Alto E non poteva salire in sede perché ci sono 6 gradini, 8 mi pare, e un ascensore che non porta una carrozzina, nel senso che è troppo stretto. È ancora così da quando è stata acquistata. Allora, con la signora Anna, che era segretaria di quei tempi, il ricevimento di Alto E era in strada. Cioè, Alto E scendeva non sempre, portava le pratiche che dovevano essere consegnate all'INAI e il ricevimento era in strada. Sotto via Risorgimento 11, alle volte Lanna, alle volte Beccucci, andavano a occupare lo spazio per l'auto, l'Opel, mi pare. Ecco. Un giorno sono sceso anch'io, fra le altre volte, e vedo che tiro fuori un libro, un grosso libro, con tutti i numeri elencati. Allora Lanna dava ad Alto E i soldi, le lire a quei tempi, le lire per convocare gli invalidi del lavoro alle assemblee, per convocare i sindaci, tutto questo veniva attraverso Franco Bolli. Guardate, non c'era né il telefonino e nemmeno il computer. Su quel libro il cavaliere Alto E segnava tutto quello che aveva speso. Se l'Anna gli dava 300 lire, Alto E riportava, e un giorno, quando sono arrivato giù, una lira e 80 era stata segnata in rosso. Perché? Perché aveva dovuto spendere 3 francobolli in più, perché il numero delle persone da invitare era superiore. Una lira e 80. A me piacerebbe che quel libraccio fosse consegnato non a tutti, ma a molti, molti amministratori locali, nazionali, eccetera, e a politici.
cioè il concetto dell'onestà era insito, aveva combattuto, perché fossimo liberi, ma liberi da cosa? Liberi anche di comportarci in un modo corretto, non comportarci in un modo come si vuole, in qualsiasi modo. Ecco, vedete, queste sono cose che denotano una persona che è fuori dal comune, non è una persona normale, è una persona eccezionale in tutti i modi, credo. Quindi il ricordo di questa persona deve essere fatto soprattutto per i valori che ha espresso. L'altro valore è l'impegno. Credo che l'impegno sia stato costante fino agli ultimi anni, non ha fatto più di 50 anni. Allora, provate a pensare l'impegno di questa persona che è in carrozzina, credo abbia consumato la macchina, e i comuni del Vitoriese li ha girati e rigirati come si gira un calzino. I sindaci credo se lo siano visto un sacco di volte, ma perché? Perché voleva che partecipassero alle assemblee, che gli dessero la sala gratis, voleva che si rendessero conto del problema della sicurezza sul lavoro e degli invalidi sul lavoro. E come l'ex sindaco Barazza prima ricordava la lapide messa, Altoè ha cercato di mettere o in ogni comune o un monumento o una lapide o una targa, ma non perché voleva che fosse essere ricordato lui o mettersi in prima persona, era sempre in terza persona, mai in prima, ma perché voleva che innanzitutto gli amministratori conoscessero il problema, si impegnassero sul problema e soprattutto che le persone che passavano, che vedevano, almeno prestassero attenzione a un problema così grave. Lo vediamo oggi, ma l'abbiamo visto anche a quei tempi. Se pensate che Altoè è partito quando in questa zona credo il 60% delle malattie professionali era la silicosi, cioè persone che rientravano dal Belgio, la maggior parte, quindi miniera, e sono morti di silicosi, e lui ha assistito più vedove di quante ne abbia pensate l'INAI, ve lo dico io, assolutamente. Era qualcosa di fuori normale l'uomo, e non scavalcava nessuno, non ha mai scavalcato nessuno, era rispettoso delle istituzioni. Vi faccio un esempio, io non sono mai stato chiamato per nome, sono sempre stato chiamato come presidente. Chissà perché, ma mi chiamo Angelo, sapeva mi chiamavo Angelo? No, ero il presidente, ero l'istituzione. L'Anna era la signora Anna, così era. Quindi il rispetto della persona è stato uno dei suoi concetti fondamentali. L'ha fatto, l'ha portato fino alla fine e ha avuto un crucio, ma un crucio terribile, credo che non gli abbia dato pace, soprattutto negli ultimi tempi. Vi leggo, questo l'ha scritto lui. Allora, questo libretto è un po' il condensato della vita di Lorenzo Altoè ed è nato forse in un modo strano, Anna, perché la signora Anna, sentendo questa persona, cioè questa personalità più che una persona, sentendo cosa aveva vissuto, come l'aveva vissuto, cosa stava facendo, ha provato a dirgli: cavaliere, ma perché non mette giù, non si, ma io non so scrivere, cioè batteva a macchina ancora, ma vecchie macchine, oppure un trafiletto, non erano appunti né grammaticati né grammaticali né sintassi, no, ma il concetto era eccezionale, non il modo di esprimersi grammaticalmente. Allora ha provato a metterli insieme ed è venuto fuori questo opuscolo che rappresenta un po' il suo vissuto, ma anche quello che ha scritto, alcune cose sono frutto,
messi in ordine, ma sono il frutto di quello che ha scritto. Vi leggo una cosa: non ho mai smesso di rivendicare i nostri diritti, di lottare per i giusti riconoscimenti, non solo economici, parlava poco della parte economica, ma soprattutto morali, dell'assistenza ai grandi invalidi, ai grandi infortunati, a quella per le vedove che non hanno la reversibilità. Era un crucio grosso per lui, perché diceva, quando uno per un incidente muore dopo anni e la persona l'ha assistito per anni, magari rinunciando al lavoro che aveva in corso, si trova dopo 30 anni che lo assiste e non ha assolutamente niente, se non la pensione minima, forse. Quindi anche questa era una delle cose utopistiche, secondo me, ma reali, vere, giuste, secondo me, di difficile attuazione anche oggi. Al giusto reinserimento lavorativo. È rimasto male quando siamo passati nel 79, perché tutti i laboratori che l'AMNIL gestiva per conto INAIL di reinserimento del lavoro oggi sono ripresi, ma in qualche modo a quei tempi c'erano in quasi ogni provincia e c'era maggiore, d'accordo, forse c'era maggiore possibilità di reinserimento, ma era un modo per dare delle risposte a chi aveva avuto il grosso incidente. Al prolungamento del periodo di aggravamento e non l'annullamento per tante patologie, perché ecco, questo era un altro dei suoi concetti, perché con gli anni tanti infortuni o malattie professionali causano gravi danni non riconosciuti dall'INAI, e questo era un altro degli scontri che avevamo, perché noi dicevamo c'è una legge, la devi rispettare, ma non è giusta, bisognerebbe cambiarla, ma finché c'è la legge la devi rispettare, ma lui ci rimaneva male lo stesso. Riconosco che l'associazione, che tutti questi anni ha avuto alti e bassi, ha vinto battaglie, come ad esempio il divieto di cumulo INAI-INPS, ma bisogna sempre puntare su nuovi obiettivi e perseverare nell'impegno. Una delle sue grandi delusioni. Mi spiace che i nuovi infortunati non desiderino iscriversi all'AMNI con quello spirito che ci univa e ci faceva sperare in un miglioramento, che non abbiano più i valori della fratellanza e della solidarietà. I giovani non vogliono l'etichetta di invalido sul lavoro, non hanno torto, ma purtroppo per tanti di loro è questa la realtà, non è che possano scapparne. Ecco, io credo, vedete, che questo è un uomo con la U maiuscola, dal mio punto di vista, che deve essere ricordato. Deve essere ricordato perché si dice sempre che sono i migliori che se ne vanno, credo che sia una frase fatta, ma nel caso suo è la realtà. Nessuno ha dato quello che ha dato Altoè all'AMNI Vittoriese, non si offenda nessuno, ma questo è veramente il messaggio, il comportamento che ci ha dato in quegli anni. Io ringrazio Lorenzo, spero di essere stato, sono stato un suo allievo. Non so se ho fatto tesoro di quello che lui mi ha insegnato, però di una cosa sono sicuro. Ne ho visti tanti, ho girato per l'AMNI un po' anch'io a tutti i livelli. Altoè conosceva l'atto costitutivo dell'AMNI del 1943, i valori che esprimeva, i valori da cui era nato, con cui dovevamo e dobbiamo confrontarci e applicare. Non me ne voglia nessuno, ma credo che sia stato, da quello che ho visto io, l'ultimo invalido del lavoro che ha applicato alla lettera i concetti del nostro atto costitutivo. Grazie. Allora, signori, il nostro sindaco di Vittorio Veneto purtroppo ha un impegno e ci deve lasciare. E noi ringraziamo a nome dell'AMNIL
e da tutti naturalmente. Complimenti per il suo lavoro. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie. Noi adesso abbiamo ancora 20 minuti circa, anche meno. Adesso sarà l'intervento del presidente regionale e consigliere nazionale e collega Franco Girardin. Però prima e poi ci sarà una targa per il figlio Lucio Altoè. Però prima vorrei far intervenire un breve intervento, perché il tempo è quello, alla ex segretaria che ha lavorato molti anni per la segreteria dell'AMNI a Treviso. E la signora si chiama Anna Scomparin e ho piacere che lei venga perché ha fatto molto e poi è andata da poco in pensione. E presento anche la nuova segretaria che si chiama Paola Gasparello. Quindi un atto dovuto, poi abbiamo finito. Al termine volevo dirvi che sarà un piccolo presente, un piccolo rinfresco, un po' di vino dalle nostre colline, il nostro nettare e qualche bibita. E vi ringrazio di essere qui di nuovo presenti. Ecco, presento la signora Anna, segretaria dell'AMNI di Treviso. Può togliere la maschera. Grazie. Prego. Grazie. Io non volevo essere qui su questo palco, non ritengo che sia il mio posto, anche perché mi commuovo, mi ha commosso molto risentire la storia di Altoè. Mi commuovo anche adesso. Devo soltanto ringraziarlo, perché conoscere una persona di questa elevatura, di questo spessore, per me è stato molto importante. Mi commuovo, mi dispiace e ringrazio, volevo ringraziare però il figlio Lucio perché mi ha permesso di salutarli, dargli un ultimo saluto quando stava male, per me è stato molto importante, grazie. È un atto doveroso, quindi la ringrazio. E scusa Paola, questa è la nuova segretaria al posto di Anna, Paola. Ringrazio tutti, io seguo la sezione di Treviso, non ho conosciuto questa persona che ho sentito descrivere in una maniera meravigliosa, però posso dire che tutte le persone che io conosco adesso, dal presidente ai consiglieri, portano lo stesso spirito di grande affetto e generosità nei confronti degli invalidi. Grazie. Grazie a te, grazie. Ultimo intervento. Prima della targa che sarà consegnata dal presidente Zuello Forni al figlio, è un compito ingrato finire, no? A volte si è vantaggiati a parlare per ultimi perché si è un po' preparati, a volte certe parole ti vengono tolte da altri. Comunque io do la parola all'amico Franco Girardin di Dolo e grazie di essere qui. Buongiorno a tutti, grazie Giovanni, so che sei stato uno dei promotori di questa rievocazione, ecco, un po' tutta, ringrazio anche l'amministrazione. E io posso dire poco, però io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Lorenzo Altoè. Poi il mio amico, anche se qualcuno ha detto, ma come hai quegli amici là, Angelo Civiero, che poi siamo anche accomunati dallo stesso giorno in cui siamo nati, tutti e due il primo di settembre, e lui me ne parlava spesso, e un po' sono quei valori fondanti che normalmente si cerca di condividere quando si vuole fare un percorso di lavoro per gli altri, ecco, come ha fatto un po' Lorenzo. La testimonianza più grossa poi secondo me si può anche legare all'onorificenza. Lui è stato insignito dell'onorificenza di commendatore. Queste cose non vengono date a caso, vengono date a persone che hanno fatto o hanno, come si può dire, manifestato cose molto importanti e che normalmente poi sono di esempio per gli altri. E poi un'altra cosa, su queste onorificenze, ecco, di cui ho avuto anch'io il piacere di averla, è che sono gli altri che si danno da fare perché
tu riesca ad ottenerla. Ecco, e questa è la più grande gratificazione, perché uno dice: ho lavorato per gli altri, l'ho lavorato sempre gratis, non ho mai chiesto nulla, non voglio nulla, perché io posso dire che nell'AMI sono ormai più di 40 anni che ci sono dentro. Quando io lavoro e riesco a far ottenere a uno i suoi diritti, tipo una rendita, un ricorso con l'INAI, ecco, quella è la mia gratificazione. Cioè, uno deve ottenere quello che gli spetta, perché già nella normalità questo non succede sempre, perché bisogna dirlo, non è che tutti quelli che hanno diritto lo ottengono, buona parte sì, però c'è sempre qualcuno che ci rimette. Ecco, io per quelle persone lì io mi batto, mi sono sempre battuto, e mi ricordo che la motivazione fu proprio quella, per l'impegno che io ci avevo messo. Io ero all'oscuro di tutto, me la diede il sindaco del mio paese una sera, e questo mi ha gratificato molto. Ecco, non avevo bisogno di essere pagato, non lo faccio per soldi, perché sono più quelli che ci rimetto che quelli che mi vengono rimborsati. Ecco. E su quello che hanno detto adesso, anzi, bravi, perché siete riusciti a raccogliere dati e avete portato un esempio molto molto sincero. Ecco, io mi vorrei legare un po' a una cosa, che a un passaggio che ha fatto Angelo, ma mi sembra fosse stato fatto anche prima. Ecco, so che lo so perché frequento spesso gli amici qui di Treviso, è una delle sezioni che in Italia, sezioni, parlo di ANMIL, che si è dedicata a portare nelle scuole la cultura della sicurezza. Ma sono anni, e mi sa che ancora prima io saranno più di 20 anni penso che lo fanno. Ecco, questo poi adesso è diventato uno dei punti di forza e di battaglia dell'AMIL. Quindi devo solo fare un plauso perché continuate a farlo. Però d'altro canto io ho un rammarico. Purtroppo proprio in questo argomento ne abbiamo discusso anche in Consiglio regionale. È da marzo che io ho chiesto di poter incontrare, perché abbiamo mandato una lettera con un progetto, l'abbiamo mandata al direttore del MIUR regionale e ai due assessori, quello che diciamo segue il lavoro e la sanità e i servizi sociali. Ecco, oggi siamo a fine settembre, non ho avuto risposta, pur avendo spedito e richiesto nuovamente gli incontri, fatto tutto con PEC proprio per evitare che poi si sperdessero. Io ho parlato anche con la segreteria, ma sì, lo sottopongo. L'ultimo poi che ci ha inoltrato la sede centrale qui al Presidente è quella, la lettera da mandare a tutti i presidenti dei consigli regionali d'Italia in occasione della giornata delle vittime di incidenti sul lavoro del 10 ottobre. Ormai siamo quasi ai primi di ottobre, ma io non ho avuto risposta. Ma non è per questo, tanto quasi me lo immaginavo, anche se avevo dato l'incarico a un paio di persone che sono all'interno del Consiglio regionale del Veneto. Allora poi io mi faccio una domanda. Diventiamo tutti esasperati, poi ci strappiamo i capelli se guardiamo i giornali, sentiamo la televisione, morti sul lavoro tutti i giorni, morti di qua, morti di là, e poi alla fine non si fa niente. Non ha mica chiesto soldi, Noi volevamo solo per quel progetto che non succedesse quello che invece positivamente succede a Treviso. A Treviso il contatto con le scuole è positivo, in giro per il Veneto non è così. Se uno non ha un aggancio o non trova un professore, un preside, un qualcuno che è interessato, non si fa quel tipo di attività. E volevamo solo che assieme al MIUR, che ha accolto ben volentieri e anzi chiedeva la compartecipazione anche dell'ente regione, fare una circolare da inviare a tutte le scuole, perché adesso, e dico finalmente, perché ai miei tempi si studiava l'educazione civica, magari forse dicevano che l'educazione non ce l'avevamo, ma adesso ce ne vorrebbe di educazione civica,
non solo perché io sono uno dei vecchi, sono vecchio oramai. E allora, visto che l'educazione civica c'è, e allora, questo tipo di perdere un'ora o due, non sono ore perse, eh? E queste poi contribuiscono a tante cose a catena, ma non solo questo, per quanto riguarda anche la prevenzione nelle strade, cioè i ragazzi vanno formati così. Io ho visto gli ottimi risultati che ha ottenuto la provincia di Treviso, ma purtroppo nel Veneto invece questo non avviene, perché, a parte una volta che mi è successo, con una preside che poi si trasferì anche a Madrid, ma mi fece una lettera che è commoventissima. Lei ha detto, io perché? Perché lei ha avuto il papà che era un grande invalido. Ecco perché aveva avuto a cuore questa cosa e l'aveva trasferita agli altri insegnanti. Ma se noi non riusciamo a fare questa cosa qui, è quello che diceva, mi sembra l'ha detto anche Angelo, qui noi non riusciamo più a coinvolgere i giovani. Dove sei? Cioè io sono il più giovane nella mia sezione, ma sono vecchio io. E io quando sono entrato all'AMI mi sono fatto male, avevo quasi 30 anni. Adesso non vengono i ragazzi, non sono attirati. E allora anche questa campagna che si può fare nelle scuole della prevenzione, questa potrebbe anche servire a far avvicinare le persone. La solidarietà di cui parlavate prima, di chi ha combattuto. Io mi ricordo quando sono andato a lavorare, c'era ancora la contingenza, allora ci si batteva, ci scioperava. Si scioperava anche per gli altri. Perché quante volte uno andava a lavorare, io lavoravo, abito in Riviera del Brenta, dovevo andare a lavorare a Venezia e il ponte era bloccato da quelli dei lavoratori Fincantieri. Però nessuno si lamentava, lo facevamo per tutti. Adesso la solidarietà cos'è? Una cosa, un'utopia. Quindi non si può, adesso si deve avere tutto e subito. Però tutto e subito lo si deve pagare, perché purtroppo io non voglio fare il moralista, ma fra qualche anno ci sono alcune generazioni dopo la mia che lo pagheranno perché non hanno avuto possibilità di lavorare per mille motivi. Ma non colpa loro, la colpa è stata anche della politica che non è riuscita, e anche della scuola, perché bisogna dire anche questo. Perché una scuola che non indirizza i ragazzi a lavori anche manuali, io ho perso le dita di una mano, ma non è che mi sento sminuito rispetto a un altro. Ma i lavori manuali servono e sono quelli che adesso cerchiamo, se no il lavoro se ne va all'estero, purtroppo. Ecco, tutto questo deve contribuire a far sì che si ritorni, io dico, in un alveo normale. Ecco, gli esempi sono proprio questi, di queste persone che però non hanno mollato. Io di quello che posso fare lo faccio volentieri. Lavoro benissimo, specialmente Giovanni, ci sentiamo quasi tutti i giorni, ma anche con Gianni, col presidente, ecco. Quindi cerchiamo di portare avanti questa cosa, però a me piacerebbe che anche la stampa, i media, insomma, facessero risultare che siamo vivi, che ci siamo anche noi, che lavoriamo per questo. Perché questi, andare sui giornali solo a dire tre morti anche oggi, paginoni, il terzo giorno dimenticato tutto. Non è così che si fa. Questo non è il sistema per aiutare a far sì che gli incidenti diminuiscano. Questo è il sistema invece perché gli incidenti continuano ad aumentare, perché non facciamo prevenzione, non facciamo nulla. E allora, nelle scuole, come si dice, l'ha detto anche il Presidente della Repubblica in questi giorni, ai ragazzi, voi siete il futuro, sarete voi che un domani vi dovrete barcamenare su quello che lasceremo noi. Ecco. È da questo che noi dobbiamo prendere l'esempio. Mi auguro che i media prima o poi ci ascoltino. Ecco. Noi non vogliamo paginoni, non vogliamo nulla, vogliamo solo che la gente sappia che ci siamo e siamo a disposizione di tutti, specialmente dei più bistrattati, ecco, di quelli che hanno subito un infortunio o che hanno bisogno per condizioni economiche. Ecco. E Lorenzo è stato uno degli esempi che dovremmo un po' tutti seguire. Vi ringrazio tutti dell'invito, della giornata e anche al figlio. Buona giornata a tutti e grazie. Sì, prego. Scusate, io volevo solo dirle una cosa.
Di progetti come INAIL ne ho fatti tantissimi sul territorio. Una delle cose che manca in questo momento, insomma, sempre, è il bisogno di fare rete. Perché lei non chiede anche all'INAIL regionale di fare un progetto insieme con le scuole, con il MIUR, che sono piuttosto ostici, non è, ha ragione lui. Io per esempio ho seguito come osservatorio sul bullismo i progetti che vengono fatti per il bullismo vengono filtrati da questa commissione che è del MIUR, di cui fanno parte persone che non ne possono capire nemmeno del bullismo. Allora io le dico questo, facciamo rete anche con l'INAIL. L'INAIL ha una forza molto importante perché ha i soldi, perché compra ospizi, perché compra collegi, adesso ultimamente è stata fatta una scuola, si costruirà una scuola a Cima d'Olmo grazie ai fondi dell'INAIL, perché il sindaco è stato molto bravo a partecipare a una gara e a vincere questi fondi a disposizione. Magari conoscendoci meglio possiamo anche vedere di mettere in campo. Io a Vicenza ho fatto gruppo con la prefettura, perché è la prefettura che è l'organo che sul territorio si occupa di incidenti stradali. E questo andare nelle scuole vuol dire anche interessare i ragazzi. E ho visto questo progetto, per esempio, che andavano lì verbosamente parlando la polizia municipale, che raccontava ai ragazzi, se un senso a quell'articolo col combinato disposto di quell'altro, si facevano due scatole enormi. Noi ci siamo inventati come INAIL, ci siamo inventati una ragazza che è su sedia a rotella, ha avuto un infortunio in itinere, viaggia, lei sta con un cane, abbiamo portato questo cane, abbiamo destato interesse per i ragazzi, capite? Questo è anche progettare, fare comunicazione, cercare di smuovere il territorio, perché anch'io trovo tante difficoltà. La prefettura, per esempio, sarebbe quell'organo più divulgativo, perché la persona del prefetto è molto importante sul territorio. Io ieri Gianni è stato un testimone, il prefetto di Pescara, quello prima di Farindola, dell'albergo che è crollato, è venuto a trovarmi, fatalità, proprio nella slide che parlava di lui, di questo libro che abbiamo fatto insieme, ma non è solo il libro, abbiamo fatto una comunicazione insieme, abbiamo fatto un filmato che è stato premiato come primo nella pubblica amministrazione che si vede. Io quello che le dico, da me, mio modesto parere, insomma quella è l'esperienza che ho, cerchiamo di fare rete, perché andare nelle scuole e parlare degli infortuni in itinere è bello sì, però bisogna fare un progetto un po' più ampio e l'INAIL è comunque il bollino giusto per queste cose, perché gli infortuni in itinere sono tantissimi, ormai sono quasi alla stessa stregua di quelle della costruzione. Le strade qui sono terribili e mi dispiace dirlo, i veneti non sanno guidare, lo dico da romana che insomma sarei anche bravetta. Quindi queste sono iniziative, mi scusi, che bisognerebbe anche coordinarsi con l'INAIL, la sede regionale, che è anche bravetta a fare queste cose. Adesso scusatemi, ma mi sono proprio intromessa un attimo. Grazie. Noi prenderemo la palla al balzo e noi contiamo su lei, naturalmente. Veniamo tutti da lei. E naturalmente per le scuole, come testimonial delle scuole, abbiamo anche un coordinatore a livello regionale, che abbiamo Pietro Gallina, che è esperto su quello. Però questa cosa si fa in tutta Italia. È un bene, no? Perché la prevenzione, o insegnare ai giovani, sia sulle scuole superiori, non siamo solo noi invalidi, non è che si parla di incidenti, quello che abbiamo avuto noi personalmente, ma ci sono ispettori del lavoro, ci sono tantissime persone esperte che possono parlare, e questo è importante, questa cultura dell'informazione. Quindi noi abbiamo quasi terminato e adesso il nostro presidente consegnerà la targa al figlio e ci saranno delle medaglie storiche che hanno 33 anni di un monumento storico fatto a Vittorio Veneto, voluto dal nostro cavalier Lorenzo Altoè, presidente della sezione di Vittorio, che lui ci teneva tanto.
Le avevo io in sede a Vittorio Veneto, me le ha consegnate 6 anni fa, quando è ancora in forma, quando era ancora pieno delle sue forze, anche se allora aveva quasi 90 anni. E niente. Poi, naturalmente, come ho detto prima, stiamo un po' assieme un attimo e facciamo un piccolo brindisi. Presidente? Paola, per favore, se puoi consegnare al Presidente la targa. Scusa. No, la targa, scusa Paola, non ho detto cosa. Questa è consegnata al figlio, Lucio Altoè, che lo ha seguito sempre il padre. Complimenti. Grazie. Sì. Passa un attimo il microfono al figlio. Grazie, intanto un grazie di cuore a tutti voi che avete voluto partecipare alla memoria di mio padre. Grazie alle persone che sono intervenute, quindi non mi voglio prolungare oltre, porto il ricordo di mio padre veramente nel cuore. Grazie mille e tanti auguri a tutti. Grazie Lucio. Allora Paola, cominciamo da sinistra. Consegniamo la medaglia alla Presidente dell'ANPI, Maragon Maria Chiara, e grazie della partecipazione. Al Vice Sindaco, Avvocato Maria Grazia Barazza. Al Cavaliere Angelo Civiero, grazie. Al nostro Presidente Zoello Forni, grazie. Alla Direttrice dell'INAIL di Treviso, Paola Durastante, dottoressa. Al Presidente Territoriale di Treviso, Gianni De Santi. A Don Ermanno, grazie della partecipazione, grazie. E per finire diamo a Franco Gerardin, Presidente regionale. Quindi signori, noi abbiamo finito la giornata, grazie della vostra partecipazione, è stato carino. Abbiamo finito i lavori, come si può dire, adesso avete modo di bere un bicchiere di vino, una bibita, e poi un arrivederci a tutti. Grazie alle autorità, grazie.